ribasso per il greggio, che termina la settimana segnando un calo dell'1,11%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 82,29, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista. Ribasso per il raffinato del petrolio, che archivia la settimana mostrando una perdita dell'1,58%. Lo status tecnico di medio periodo del carburante ribadisce la trend line negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva. Ribasso scomposto per il derivato sul gas, che archivia la settimana con una perdita secca del 9,47%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il derivato sul gas, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 7,679. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi. Effervescente il grano, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 7,49%. L'esame di breve periodo del frumento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 898,19 e primo supporto individuato a 753,37. Settimana decisamente positiva per il mais, che ha terminato la settimana in rialzo del 4,35%. Le implicazioni di breve periodo del grano turco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 714,86. Possibile una discesa fino al bottom 666,28. Settimana molto negativa per la soia, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,85%. Il quadro di medio periodo del derivato sui semi di soia ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 1497,83. Frazionale rialzo per il metallo prezioso, che mette a segno un modesto profit a più 0,27%. Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ed un innalzamento verso la prima resistenza a 1722,07.